E passiamo al secondo punto, che era, aspetta che ho segnato la memoria, non mi ricordo, commercialisti, come strategie di web marketing per commercialisti. Quindi, come usare il web marketing per portare clienti ad un commercialista, ad uno studio di commercialisti. Allora, la domanda mi è stata fatta da Fabio, la rileggiamo. Leggo insieme a voi, e qui allora aspettate un attimo che lo ritrovo, eccolo qua. Riguardiamo, eccoci qua. Fabio mi chiede: ciao Giampaolo, non so se fate servizi anche per professionisti, sarei curioso di conoscere una vostra idea relativa alla strategia che consigliereste a un commercialista che vuole rivolgersi sul web ad aziende non micro, principalmente SRL. Il mio territorio di riferimento è l'Abruzzo. Buon lavoro. Allora, caro Fabio, questa domanda mi piace molto perché mi permette di introdurre un concetto che adesso non andrò molto nello specifico degli strumenti, ma più che altro mi focalizzerei sul discorso del quale tipo di messaggio bisogna far passare. Poi lo strumento, in questo caso specifico, lo bypassare. Allora, commercialista. Allora, il problema del commercialista diffuso è che è spesso vissuto dall'imprenditore come un male necessario che non è di gran aiuto. Questo lo so per certo perché c'ho una cliente che è nel mondo dei commercialisti, che anzi ha scritto un libro, quello che i commercialisti non dicono, quindi conosco direttamente l'argomento. E ho avuto modo di verificare, comunque ho a che fare con gli imprenditori, da 10 anni lavoro con gli imprenditori, insomma, mediamente il commercialista non è vissuto come un professionista di aiuto e supporto all'imprenditore, ma come qualcosa che è come un male necessario, come una tassa obbligatoria, quasi, per la quale, insomma, non c'è nessuna, non è percepito come un servizio utile, ma come qualcosa che è necessario avere, che tocca pagare, che tocca pagare e che quindi non c'è, diciamo, un piacere nell'avere quel tipo di servizio. Se sei un commercialista e se ti rivolgi alle, se ti vuoi rivolgere all'SRL, in virtù di questa considerazione, è molto probabile che ci si rivolga a un pubblico di persone scontente e dovendo fare una vendita di sostituzione perché un'azienda non può, è difficile che non abbia il commercialista, credo che sia impossibile, forse anche non legale, perdonate la mia ignoranza, non sono molto ferrato sull'argomento, però è difficile che un'azienda non abbia già un commercialista che la segue. E quindi si tratta di una vendita di sostituzione perché Fabio, volendo diventare il commercialista di SRL, probabilmente si deve rivolgere ad aziende che commercialisti c'erano già. Ma trovandoci in una situazione come quella che vi dicevo, in cui sostanzialmente il commercialista è vissuto come un professionista che non è non apprezzato, mediamente chiaramente, non apprezzato dal proprio cliente. Allora è probabile che si lavori su un terreno più fertile rispetto ad altre vendite di sostituzione, o quantomeno ci si trovi di fronte a, ci si trovi, di fronte a un terreno, più fertile rispetto ad altre situazioni nelle quali la vendita è di sostituzione. Quindi cosa dovrebbe fare Fabio o un commercialista che vuole promuoversi? Dovrebbe produrre, a mio modo di vedere, dei contenuti che spieghino perché lui è migliore della concorrenza e quindi potrebbe, numero uno, sempre che abbia senso nel suo caso, provare a specializzarsi su un settore, quindi diventare il commercialista degli albergatori o, che ne so, di un altro target, sempre che abbia senso nel suo caso specifico. E soprattutto produrre tutta una serie di contenuti che possono essere articoli di blog o video o misto, questo è un dettaglio operativo, nelle quali, all'interno dei quali possa, se
spiegare quali sono gli errori che mediamente commettono i commercialisti, quali sono le tasse che i commercialisti per loro mancanza non fanno risparmiare, quali sono gli errori che le aziende commettono e che non gli permettono di pagare più di pagare meno tasse, tutta una serie di informazioni che possono accendere l'attenzione del proprio pubblico e fargli capire dove stanno sbagliando, quali sono i problemi che stanno subendo, quali sono le tasse in più che stanno pagando perché non vengono gestite nel modo giusto, e a quel punto attirare l'attenzione verso se stesso, creare la propria autorevolezza verso quel pubblico fino a portarlo a farsi contattare e farli diventare propri clienti. Ora ragazzi, è chiaro che questo, cioè, perché parlo di questa situazione? Perché è probabile, anzi sono abbastanza certo, che ad esempio sia da escludere il mondo di promozione con Google, perché promuoversi per commercialista Pescara, ad esempio fare una campagna con Google AdWords promuovendosi per la parola chiave commercialista Pescara, vuol dire sostanzialmente intercettare utenti che stanno cercando un commercialista, ma che come stanno cercando lui chiederanno il preventivo agli altri 5 che appaiono sotto il suo annuncio, e quindi non hai il tempo di spiegare a quell'utente, non hai il tempo per fargli capire che tu sei meglio degli altri, non hai il tempo per educarlo alla tua proposta differente da quella dei tuoi concorrenti. E quindi da qui deriva il concetto di produci contenuti, fare una landing page che risponda a chiavi di ricerca commerciali tipo commercialista Pescara, commercialista Chieti, eccetera eccetera, è probabile non sia utile a intercettare utenti di qualità, ma ritrovarsi in tipologie di clienti che cercano il prezzo. Sempre da verificare che ci siano ricerche sufficienti anche ad attivare quel tipo di campagna. Molto meglio, a mio modo di vedere, ideare un piano editoriale con il quale promuovere la propria autorevolezza, la propria competenza, e convincere le persone che sia la soluzione migliore per loro come commercialista, non uno dei commercialisti a cui potersi rivolgere. Anzi, tornando alla vendita di sostituzione, con l'annuncio su Google, essendo primo su Google con commercialista Pescara, è molto più difficile convincere imprenditori insoddisfatti del proprio commercialista di contattarti. È molto più difficile perché l'imprenditore insoddisfatto del proprio commercialista rischia di, ma magari lo dà per assodato che il commercialista, che si è rassegnato, dà per assodato che il commercialista non sia uno che ti dà una mano, ma una tassa da pagare, e non si mette neanche a cercare. Se invece produci una serie di contenuti che attirino la tua attenzione e lo portino da essere uno sconosciuto piano piano a convincerlo che sia la soluzione per lui, è sicuramente più faticosa come attività, ma è molto più probabile, anzi è quella che consiglierei. Cioè, su questo, in questo caso sono già abbastanza sicuro della questione. Quindi, caro Fabio, ci sarebbe da farsi il mazzo o da fare dei bei investimenti di un certo tipo, però collegandomi al discorso che è probabilmente, questo dovresti essere tu a confermarmelo visto che il tuo settore, il tuo lavoro, probabilmente il settore nel quale c'è terreno più fertile e si potrebbe riuscire ad acquisire clientela puntando su questi aspetti.